Bella ragazzoni, qui lo Zanone Nazionale, siamo oggi ritornati con un nuovo video, un nuovo content particolare, Avengers ragazzi. It's time, Team 2, quindi è arrivato il momento di fare il secondo episodio di questa esotica dei supereroi, tra virgolette esotica perché comunque i giocatori sono forti, non tutti, forse, magari tutti insieme un po' me. Il Team 1 è andato di Cristo, vi ringrazio, sono contento che vi sia piaciuto come contenuto, lasciate un altro bel mi piace per il Team 2, questo è un po' più particolare, non lo so, il Team 1 era più bello secondo me, mo' ditemi voi, votate dopo, ora ve lo faccio vedere e mi dite che preferite. Eccoli qua, ve li presento, sono proprio loro ragazzi, e c'è anche un intruso ragazzi, l'intruso è Guan Quadrato. Allora, non c'avevo voglia di riusare la difesa a 3, perché volevo usare pure Cap de Vila, che se no non sapevo dove metterlo. Quindi ho messo un Guan Quadrato strano qui a regge un po' la situazione, che non l'ho provato, dico vabbè lo butto dentro. Però in porta abbiamo Campos, che ho dovuto risuscitare dopo lo schiocco di Thanos. Poi abbiamo Marquez, poi abbiamo Kohler, Capdevila, Joe Cole, Nakata, Marchisio, JJ Okocha, che abbiamo già provato insieme ovviamente a Marchisio nella Weekend League. Okocha spettacolare, veramente incredibile come questa carta sugli altri FIFA da icon inutilizzabile, quest'anno momentaneamente è una delle mie carte preferite, non si sa bene perché. In attacco Smolarek o Smolarek come si pronuncia non lo so, e Brolin. Solida, giochiamo con un 4-4-2, la squadra è figa, in attacco ci abbiamo purtroppo 3 di debole sia uno sia l'altro, non sarà semplice, andiamo a giocare 4 partite, vediamo come performano i ragazzi, purtroppo non ho veramente toccato FIFA, io questa settimana non ho toccato FIFA quindi non sono neanche alle vittorie per prendere i pacchettini, cioè quindi sono le prime 4 partite secche. Io questa settimana FIFA non l'ho toccato, ho giocato solo a Pokémon e a God of War. FIFA mi dispiace, è un periodo un po' impicciato, appena finirò God of War e Pokémon lì possiamo ragionare, però al momento sì, devi aspettare un attimo. Allora vediamo il nostro primo avversario. In porta Allison, Van Dijk, Walker, Militao, Mendy, Phillips, Zakaria, Dembélé, Govu, Forlan, Vinicius. Ammazza, è bella squadretta, oh. Regà, ma voi che sicuramente siete più informati di me, no? Ma venerdì, secondo voi, usciranno le icon dei mondiali? Allora, let's go. No, chissà se riesco a giocare. Speriamo di sì. No, Smolarek, che piedino. Quanto cuore sto vuoto. Oh, madonna che dribbling. Che è? Vola. Olè, 1-0. Govu. Vabbè, buono, vedi, Govu non l'abbiamo potuto provare perché servivano troppe punte. Ce lo fa vedere quello contro segnandoci il primo gol. Vabbè, ragazzi, oh. Sveglia. Bravo Campos, Maremma Maiala. Sì, ma quanti son difesa, oh. Smolarek. Vola B, bro. Bel dribbling c'hai, bello, mi piace. Bello Joe Cole. Come si gira bene Joe Cole. Pulito, 1-1. È stato bravo Smolarek lì lungo la fascia pure. Ancora lungo la fascia, ma non è che ho sbagliato qualcosa nelle tattiche. Hai commesso, raga, ho sbagliato. Perché sta a giocare esterno Smolarek? Mi sa che ho trollato qualcosa, raga. Vai JJ, lo so che è insuperabile quel Mendy, lo so. Lo so che è insuperabile, lo so, è andato a liscio, gli hai dato 2 metri, ma t'ha ripreso, non ci puoi fare niente, frate. Porco zio, la mia difesa dove sta? Ennesimo pallonetto che subisco. Campos, ovviamente, poverino, qui non può nulla. Non è manco colpa sua e della sua altezza. Qui la difesa ha le colpe. Oh no! Bravo Campos. Madonna però la difesa. Kohler, che sta a Capdevila. Ma t'ho fatto, ho messo la difesa qua. Cap, ma io ho messo la difesa a 4 per provarti e me te comporti così. Ma è così che ci si comporta? No, ma perché lì vai così a liscio, brother man. Bravo Campos. Mamma mia la difesa è brutta. È brutta regà. Brutta brutta. Bravissimo. Bravo JJ, bravo Joe Cole. Vai sotto. Smolarek d'esterno sinistro. Traversa e la vita fa schifo. Madonna sto Dembélé, raga. Ma che è successo? Io non so veramente cosa dirvi. Vabbè raga, Dembélé, porco dio.
Finisce il primo tempo, risultato 3-2 per lui. Un gol incredibile da parte di Dembélé, ragazzi. Imprendibile per Campos, che non può assolutamente nulla. Si finisce momentaneamente su uno svantaggio. Dembélé è imprendibile, cioè veramente imprendibile. Bravo! Vai Brolin! Pulito, pulito, pulito Brolin, bravissimo, bravo. Dai che lo sfondiamo a questo, ma hai visto che Gogo ho preso? Bravo Quadrado che lo copre, madonna quanto corrono gli esterni comunque. Tocca rimettere gli esterni super veloci, eh. Ai ai ai. Ma raga, ma Capdevila è coglione. Cioè, ma sto Dembélé, a parte che è un fenomeno, sì. Cioè, sto Dembélé mi sta veramente distruggendo. Donna Capdevila mi fa cacare. Ma guarda questo Dembélé! Bravo Campos, madonna, sto Dembélé, imprendibile! Oh! Bello, Brolin, cazzo, d'esterno, lì. Madonna, che game matcho, regà, che game matcho. No, Capdevila, dove porco di Dio vai? Guarda, questo qua ci supera tutti, eh. Ma dov'è? Ma dov'è Marquez? Ma perché sta lì? Niente, regà, ogni volta che segno devo prendere un gol. Regà, lo sapete, esterno di JJ. Regà, lo sapete, lo sapete. Lo sapete che l'esterno di JJ Okocha è l'esterno di JJ, non si può fare niente. È l'unico modo che c'ho per segnare al momento, a quanto pare. Sì. 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 No. Mamma mia, quanto odio Van Dijk su questo videogioco, è incredibile, raga. Dai, non voglio supplementari, dai. So che siamo in grado di farlo. Siamo in grado. No, Brolin davanti la porta. Ah, finiscono i tempi regolamentari, ragazzi, si fa i supplementari. Namo, ragazzi, namo, namo, forza. È Smola. Bravo, Smola. Mamma mia, bel tiro. Ma ancora d'esterno, ragazzi, lo abusiamo. JJ Okocha! JJ Okocha, 6 a 5! Oh, e gioca gli mortacci tuoi! La prima partita mezz'ora, oh! Vai, regà, mo tocca resiste. Mo tocca resiste oppure gliene famo un altro, devi decidere. No, avevo visto... Broly! Broly! Ma porco Dio, l'ha parata, regà! Allison, doppia parata del Sium! Finisce il primo tempo supplementare, 6 a 5, dovevamo segnare qua. Oh, Broly! Ma guarda Allison, che cosa mi sta parando? Ma cosa sta parando Allison? Nakata! Nakata! 7-5! Bellissimo! Bravo Hidetoshi! Viva il Giappone che batte la Germania e godo! Hai capito Brolin? A giro, senza time finish, carino. 8 a 5, regà, la prima partita. Uff, è stata dura. È stata dura, ma bel contenuto. Buono, anzi, in realtà, perché almeno una partita ben fatta, finalmente, che vinciamo. Con una dimostrazione vera della nostra squadra. Ci sto, sono contento. Next game. Fammi vedere se è uscito qualche SBC prima. Aggiornamento eroe FIFA World Cup massimo 89, ragazzi. È uscito l'eroe. E io vi dirò, perché non mettervelo ora in mezzo al video, così che lo vedono soltanto quelli che si vedono tutti e tutto il video, capito? Che poi ha tema perfetto con il video. Allora, gli unici che in realtà non si possono trovare sono Kohler, Lucio, Papen, Voller e Diego Forlan. Tutti gli altri li possiamo trovare. Allora, basta che non trovo lo Wairan, per me va tutto bene. Ah, e anche Ljungberg, perché Ljungberg ce l'ho non scambiabile. Tutti gli altri me li accollo. Eroe World Cup totale 89. Park, Park, regà, me l'accollo Park. Per me è buono. Fammi vedere il valore di Park. 250k. Dai, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Ma te dirò, me l'accollo molto volentieri Park. È una bella carta, una bella carta da Vecce, secondo me. Buono, buono,
buono. Secondo game, raga. Vediamo la squadra di Lemason. Allisone, Ruben Dias, Van Dijk, Shaw, Rodri, Jorginho, Alan, Son, Anthony. Vabbè, la Premier League brutta fracica poi. Ai ai ai. Ai ai ai, la mia difesa. Heung-min Son davanti a Campos. Madre de Dios. Smolate, vigore! Hai capito Smolarek però, eh? Il tiretto c'è. Ogni tanto è strano perché non mi scatta troppo. Però il tiro c'era. Mi è piaciuto. Bello Brolin! Bello vero! Mazza che gol! Non pensavo entrasse. Di solito quei tiri ti parano. Bravo Brolin, bravo. Così mi fai godere. Perché si è fermato Quadrado? Madonna mia. Io non riesco a capirle molte cose di sto gioco. E olè! I miei giocatori non si muovono! Madò! Ok. Ok, Joe Cole, 1-2 col palo. Van Dijk che fai 3,60, regà. Ma l'avete visto? Guarda che cazzo è andata a parà. 3-1 primo tempo, ragazzi. 12 tiri a 1. 3-1 ovviamente, ottimo. Molarek che si fa vedere gratis. Guarda che ha preso Allison. Au, ma Allison mi ha rotto il cazzo. Mamma mia, JJ Okocha, che esterni che tira, però che traversa, che palle, oh. Mai una gioia. Nagata! Mio zio Nagata! Dai finish verde, tiro a giro. Gran gol. Bravo Campos. Ruben Dias da dietro che mi deve toccare il pipino. Ha capito Small. Small Arek. Non lo pari mai questo. Questo non lo pari mai. JJ Okocha 6-1. Rage quit. Solida squadra. Mi sto divertendo. Next. Allora, terzo avversario, ragazzi, vediamo la squadra del Pischello. Mendy, Koulibaly, Marquinhos, un altro Mendy, Modric, Rashford, Renato Sanchez, Messi, Benzema, Haaland. Questa è l'ultima partita, raga, l'ultima partita. Perché la prima è durata troppo. La prima è durata veramente tanto e c'è una cifra da far vedere, quindi secondo me abbiamo abbastanza content. Certo, se mi quitta, tipo, subito, no. Aia. Mi guitta subito. 1-0 per lui. Haaland. Mi piace tantissimo comunque prendere un tiro, un gol e non avere un portiere. Tipo, cioè, proprio mi diverte. Ma questo sta a giocare a Champions League. Oh! Ora Smolà. Ora Smolà. 1-1. Con calma, sì, con calma. Lui gioca la Champions League, noi facciamo un contropiede, un gol. È così che funziona. Comunque posso dire la mia. Boh, Marchisio per me non vale mai 1.400.000. È veramente tanto. Cioè, secondo me un 700-800 mila crediti ci posso stare. Però 1.400.000 è tanto. Small! Vola, Small! Smolarek! Difficilmente sbaglia davanti la porta, eh. No, non è vero, ha sbagliato. No, era Brolin? Non mi ricordo. Molarek che difficilmente sbaglia davanti la porta. Olè! Bravo, io l'ho spostato! Piccolo Campos! Goloso. Bello! Quando è uscito con Mendy questo? Quando è nato? 3-1, secco. Next. Vabbè, questa non valeva, dai, un'altra, sì, dai. Questa non valeva, regà, su. Ma è nato questo col portiere? Vai con la prossima. Allora, ultima partita. Iori, Lucio, Joe Cole, Tomori, Lemar, Renato, Ribéry, Park, Brolin, Dembélé, Cancelo. Pure questa è una squadretta onesta. Ammazza, cazzoncina pulita, oh. Potevo fare il gol della merda, ragazzi, eh. Potevo fare il gol della merda, non mi fido mai. E
Bellissima sta palla per smolare. Che vola smolà. Vabbè, però la vita fa schifo, ragazzi. La vita fa schifo. Ha spostato pure il portiere. C'avevo l'angolo, ok, il 3D debole, va bene, ma stai comunque davanti alla porta, oh. Mannaggia, sti pali di merda, oh. Cazzo. 1-0, rage quit. Raga, che dire? Cioè, non posso andare avanti così e farne un'altra. A sto punto faccio 10 partite di qualifiche. Sta squadretta non male, eh. 4 vittorie su 4, 2 rage quit secchi, una partita portata ai supplementari. Ma devo dirvi la verità, vi faccio anche una valutazione finale. Campos non lo usate, mai. Quadrado è decente, costa tanto però. Non so se farlo, cioè, se consigliarvelo o meno, perché il prezzo è molto alto. Però sicuramente se avete una Serie A, fatevelo. Marquez e Kohler, boh, secondo me da difensore centrale. Marquez no, magari da CDC potrebbe fare il suo. E Kohler assolutamente no, bocciato. Capdevila bocciato, non mi è piaciuto molto. Joe Cole non è male per quello che costa, ha fatto il suo, corre, bel dribbling, buon tiro, è onesto. Ma Nagata pure, in realtà. Cioè, Nagata anche per quel prezzo è onesto. Poi l'ho usato CC insieme a Marchisio, che è comunque fortissimo, perché Marchisio è fortissimo. Però secondo me, come vi stavo a dire prima, non vale 1.400.000. JJ Okocha, secondo me è un giocatore da avere, troppo forte, lo amo, lo adoro proprio. E gli attaccanti io li metto sullo stesso piano, perché mi sono piaciuti entrambi. Hanno giocato, infatti vedete, hanno fatto praticamente, ha fatto un assist di più Brolin. Ma sono entrambi buoni, entrambi buoni player, costano 500.000. Costa un po' di più Brolin, 50k di più in confronto a Smolarek, che sicuramente 50k di più sono dati pure dalla Serie A. Che Smolarek, ma che è sta roba? Polonia. Amico mio Zaleski, te voglio bene, però... cazzo, ma dove metto su FIFA, capito? Te voglio dire. Per me è un'ottima squadra, è solida, hanno giocato bene. Voto? 9.6, amici. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo. Ciao belli.